presentazione di questa mostra, 10 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, è sicuramente quella di creare un percorso, di lasciare che il visitatore possa parzialmente creare il proprio percorso emozionale e scoprire o riscoprire De André attraverso un'esplorazione con interviste ai suoi collaboratori, con materiali della RAI, appunti, manoscritti, e tutto quanto è stato messo a disposizione dalla Fondazione De André e dal Centro Studi De André dell'Università di Siena. Ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo. La prima sala in cui si imbatte il visitatore è quella della poetica. Qui si trovano 6 schermi tematici che approfondiscono alcuni punti della poetica di De André: la morte, l'amore, Genova, gli ultimi, la libertà. Il concetto di questa prima parte è quello di cercare di conservare il suo sguardo nel nostro contemporaneo, cioè ripensare agli scenari sociali che lui ha trattato attraverso le sue canzoni, però oggi. La domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. Abbiamo voluto iniziare immaginando Fabrizio De André non tanto solo come cantante, ma più che altro come scrittore e come pensatore. E quindi si entra in questa sorta di mondo dove la parte predominante e prevalente sono tutte le sue parole. Mentre il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta. La seconda sala è quella della musica, in cui il visitatore può prendere una riproduzione di uno dei dischi di De André e, appoggiandola a dei tavoli interattivi, può aprire così dei contributi che sviluppano il concetto del disco, il periodo in cui storico e musicale in cui si inserisce quest'opera e una serie di interventi di collaboratori che hanno realizzato il disco con De André. Continuando il percorso della mostra, ci si imbatte in una sala da cui De André è assente, invece è abitata dai suoi personaggi. Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Sotto le ciglia di questi alberi nel chiaro. Lui sparisce in questa stanza, cioè più o meno la voce narrante di tutta la mostra, perché poi tutta la mostra, cioè tutte le sale hanno del video, è principalmente quella di Fabrizio. E invece in questa stanza lui sparisce perché in qualche modo prende uno spazio ai suoi personaggi. A immaginarmi tra le gambe una minuscola figa. Dalla sala dei personaggi si prosegue nella sala della vita, in cui si può leggere una ricca cronologia sulla vita di De André e operare 3 postazioni che sono costruite come dei banchi ottici idealizzati, in cui possono essere inserite delle lastre, come delle lastre fotografiche di una volta. Queste, una volta inserite nei banchi ottici, attivano delle proiezioni in parete in cui amici, collaboratori rievocano dei momenti
della vita di De André e ovviamente anche Fabrizio intervistato, e il tutto corredato da foto e altri materiali. Per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. E questa è la mostra di De André. Senda a escola, a igreja, a desonra, a saia, o esmalte, o esmalte.